Allora, grazie molte a Luigi De Magistris, al sindaco con cui collaboriamo da anni, e grazie a tutta la città di Napoli per questa accoglienza. Saluto l'arcivescovo e tutte le autorità presenti, il prefetto in primo luogo, tutte le forze dell'ordine, e soprattutto anch'io voglio partire ringraziando le maestranze che qui hanno lavorato e che ci rendono orgogliosi di essere in questa bellissima città, una città che ha potenzialità straordinarie. Io dico sempre di essere un inguaribile ottimista sul destino del Sud, e soprattutto quando il Sud, come in questo caso, ha pensato al suo futuro da decenni, quando è stato fatto un piano da sindaci illuminati che hanno anche preceduto, perché noi raccogliamo quello che altri hanno seminato, da Antonio Bassolini in poi, con Ennio Cascetta, hanno pensato a un sistema metropolitano moderno. Ho detto subito, appena arrivato al Ministero delle Infrastrutture, che noi abbiamo bisogno di molto ferro, di una vera cura del ferro nelle nostre aree metropolitane. Parliamo molto di alta velocità e alla fine del 2016 completeremo la stazione di Afragola e nei primi mesi del 2017 sarà operativa. Mettiamo molti soldi nell'alta velocità, metteremo oltre 5 miliardi di euro, di cui 4 sono già disponibili sulla Napoli-Bari-Taranto, e quindi il governo crede nel fatto che le connessioni al sud devono molto migliorare con l'alta velocità, ma il governo crede soprattutto che l'alta velocità è capace di trasportare al massimo il 10% degli utenti. L'altro 90% sono i nostri pendolari, i lavoratori, coloro che chiedono più mobilità urbana. Per questo oggi è un giorno straordinariamente importante per Napoli, non solo perché questa stazione è bellissima e la bellezza è una cosa straordinaria, specialmente quando viene offerta a tutti, perché quando vi è un bel quadro nella casa di un ricco solo lui la può godere, ma quando la bellezza è offerta alla gente che al mattino si alza e deve andare a lavorare, che deve andare a raggiungere il posto di lavoro, quando può passare in un posto bello, noi conosciamo la forza delle opere pubbliche, perché dentro la parola pubblico ci sta proprio questo, il fatto che tutti possano godere alla stessa maniera, indipendentemente dalla loro estrazione sociale, della bellezza e della qualità dei servizi. Io oggi qui vorrei ricordare una storia che forse a Napoli non è nota, che è quella di Rosa Parks. Questa donna nel 1955 rifiutò su un autobus di cedere il posto a un bianco, era una donna nera che combatteva per i diritti civili. Ora, quel gesto vuole dire tante cose, ma soprattutto vuole dire che nel trasporto pubblico, sui mezzi pubblici, noi abbiamo possibilità di dimostrare appunto che siamo al servizio del bene comune, al servizio di tutti, che le amministrazioni, la politica ha come unico dovere quello di servire il bene della gente comune, e quindi attraverso i mezzi di trasporto pubblici, attraverso le cose pubbliche e attraverso gli impegni che noi prendiamo per completare una linea di mobilità completa come questa qua delle metropolitane di Napoli, scommettere per riuscire a vincere la scommessa della mobilità urbana della città metropolitana, caro Luigi. Scommettere insieme su questa cosa, come abbiamo fatto in questi anni anche grazie alla collaborazione della Regione, credo che sia una scommessa per la democrazia, per far ritrovare fiducia ai cittadini nella democrazia e nella politica. Oggi noi ricordiamo anche coloro che pochi giorni fa hanno perso la vita, in particolare Francesco Brunner, il capitano dei Vigili Urbani, e tutti coloro che hanno perso la vita in quel tragico giorno. E la nostra festa quindi è un po' meno festa di come potrebbe essere, ma oggi si apre una grande speranza per Napoli, è un giorno di speranza, di fiducia, la fiducia nel fatto che il porto tornerà a essere centrale, la fiducia nel fatto che ci sarà l'alta velocità, saremo collegati, la fiducia nel fatto che la cura del ferro, come è stata definita, davvero porterà i suoi frutti se sapremo lavorare insieme, istituzioni, cittadini, tutti quanti, forze imprenditoriali, per ridare a Napoli il ruolo che merita di grande capitale italiana ed europea. Grazie.